primo passo di un percorso di integrazione che in questa settimana di Liguria all'Expo abbiamo intrapreso anche con il Piemonte sulle infrastrutture e che dovrebbe portare a una generale modernizzazione, ora riesco a dirlo, e competitività delle tre regioni rispetto anche ai concorrenti europei. Quindi direi che è un primo passo di un percorso di integrazione tra le regioni molto importante. Abbiamo interessi reciproci molto importanti, io credo che questo protocollo aiuterà non solo a scoprirli ma anche a svilupparli. Questo protocollo sarà uno strumento utile per i cittadini e liguri e lombardi. E noi dobbiamo lavorare per fasi, ovviamente ci sono delle priorità per quanto riguarda i liguri, che sono i problemi legati alle liste d'attesa, all'accessibilità dei servizi sanitari. Su questi temi la Lombardia è più avanti di noi. Su altri invece, sul fronte per esempio delle eccellenze del Gaslini piuttosto che della ricerca, la Liguria, sto scoprendo giorno dopo giorno, che è più avanti rispetto alla Lombardia. E allora, anche per quanto riguarda il tema delle fughe passive, che vengono tanto decantate, sembra che tutti i liguri stiano andando in Lombardia, non è vero, molti vanno in Piemonte, anzi di più vanno in Piemonte e in Toscana. Quindi si tratta di fare dei ragionamenti e di capire, non arrivare ad azzerarle, perché i cittadini sono liberi di andare alla ricerca del luogo dove possono essere curati meglio, ma sicuramente possiamo noi come politici, come politica, individuare dei luoghi di eccellenza, far sì che vengano conosciuti e che possano essere quindi valorizzati dalle rispettive amministrazioni.